L'incontro con il personaggio della settimana. Ogni giovedì su Radio Italia c'è l'incontro, solo su Radio Italia. Abbiamo sentito le parole al miele, no? di Rocco De Primis su Enrico Ruggeri, che continua questa, direi, storica venuta di cantanti affermati italiani, non soltanto in Italia, anche nel mondo. E quindi Enrico Ruggeri, Iano, anche lui un grande personaggio, no? Sì, sì, assolutamente. Poi voglio dire, è cantautore, scrive non solo per lui ma anche per tante persone. Insomma, Enrico Ruggeri, una grande carriera. Sì, sì, assolutamente, una grande carriera. Vediamo se lui conferma questa, cioè, non dico grande carriera, ma questa anche gioia di venire in Belgio. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Ciao Enrico. Eccomi. Insomma, i complimenti non si commentano, fanno piacere, si incassano, si ringrazia e non sta a me dire le cose che voi avete detto. Vi ringrazio molto. Per quanto riguarda invece il mio arrivo, sì, sono molto contento perché non ho mai suonato in Belgio, credo. Stavo andando a ritroso con la mente, ma sono venuto in Belgio da ragazzo perché avevo un mio amico gioielliere che lavorava, un mio ragazzo che doveva fare apprendistato a Anversa, e quindi sono venuto. Sai che a Anversa ci sono sì, ci sono tanti rivenditori, insomma, di gioielli, esatto. Sì. gioiellerie. Esatto, allora ho fatto un giro a Anversa, a Bruxelles, insomma, ho visto un po' di cose, ma avevo 18 anni, era tempo di tornare. Beh, l'idea del festival è di invitarti, di invitarla. Gli diamo del lei, gli diamo del tuo, perché no, poi, no, dammi del tuo. Sì, sì, perché poi una volta dissi a Enrico, ero con uno sconosciuto, un grandioso artista, ed era Toto Cutugno, e gli facevo un'intervista dandogli del lei. Dice: Lorenzo, guarda, se tu continui a darmi del lei, l'intervista finisce subito. Toto Cutugno, che peraltro io qualche mese fa ho fatto un programma televisivo che si chiamava Gli occhi del musicista, che magari forse rifarò in autunno, e ho fatto 6 puntate su 6 grandi cantautori italiani, e i primi 5 erano i cantautori super classici, quindi Tenco, Endrigo, Bertoli, Ivan Graziani, Califano. L'ultima puntata l'ho voluta fare su Toto Cutugno, è stata una puntata bellissima, sono arrivati i suoi amici, Fausto Leali, Cigliola Cinquetti, abbiamo fatto una puntata bellissima, e quindi sono contento di ricordarlo. Insomma, spero di fare in giro per l'Europa un decimo di quello che ha fatto lui. È bello anche ricordare il grande Cutugno, Enrico Ruggeri. Dunque, quando parliamo Belgio, pensa a queste gioiellerie, ma musicalmente, Enrico, il Belgio è anche ricco di talenti italiani che hanno fatto carriere, sì, però anche di stessi artisti internazionali, come Salvatore, per esempio Adamo. Bravo. Dunque, Salvatore Adamo era un grandissimo cantautore, per cui sì, insomma. Poi il Belgio è un posto particolare, ci sono tantissimi italiani che hanno pagato anche un tributo molto caro alla loro voglia di lavorare. Io non c'ero ancora, ma insomma ricordiamo tutti i ragazzi di Marcinel. E poi gli italiani hanno fatto tanto lì, è un posto che mi vedo molto volentieri. Poi comunque le città del Belgio hanno storia. Certo, allora Enrico, anche tu hai storia, perché non lo diciamo noi, lo dicono i numeri, no? Tanti anni di carriera e poi 2 festival di Sanremo vinti, una musica, la tua, un po' particolare, anche un modo di esprimersi particolare, i tuoi inizi con i Decibel, no? All'epoca, sì. dove cominciavamo a vedere questa voce particolare, sì, anche la tua, Enrico. Sì, e beh, erano gli anni, sì, del punk, della new wave. In Belgio c'era un ragazzo che si chiama Plastic Bertrand, a proposito di punk. Ho avuto la fortuna di fare cose molto diverse. Quando uscirà il prossimo album, sarà il 40esimo, quindi ho spaziato, sai, a me piacciono tante cose, mi piace il rock, mi piacciono
che ne so, i Clash, eccetera, però mi piace anche Aznavour, mi piace Brel, un altro fiammingo, vedi che piano piano le stiamo dicendo tanti. E quindi sono sempre stato in bilico tra canzone d'autore e rock, e quindi insomma mi sono tolto molte soddisfazioni dal punto di vista artistico. E poi quante belle cose anche con altri artisti, ricordiamo Angie, non so se nell'86-87, però c'è questa... Se parli di Morandi e Tossi, sì, l'87, ecco, 87, sì. Si può dare di più? Sì. questa vittoria importante in un momento anche direi un po' crudele per la musica, perché quell'anno mi pare ne parlai in un libro che ho scritto, fu una serata incredibile, perché da un lato tutti i sacrifici stanno diventando un premio, perché insomma vincere Sanremo in quegli anni era una consacrazione. Oggi parlano tanto di numeri, ma quando noi abbiamo vinto Sanremo c'erano 18 milioni di persone davanti alla televisione, non 9. Quindi erano anni particolari. Però una lezione di vita, perché la stessa sera che noi vinciamo il festival arriva la notizia della morte di Claudio Villa, che naturalmente sconvolse soprattutto Morandi, perché io Claudio Villa l'avevo visto 2 o 3 volte, ma ero ovviamente non sapevo chi era, ma ero molto commosso dal vedere Morandi che non si è potuto godere del tutto quella vittoria. La vita è così, è stata una bella lezione di vita. Tra l'altro Enrico, tu dici la vita ti prende e ti dà, no? Quella sera vi ha dato tanto, però forse vi ha fatto un pizzico di gioia in più, forse è andata certo, no, ma soprattutto ti fanno riflettere queste cose sul fatto che non bisogna mai esaltarsi troppo per le vittorie, perché insomma la vita è molto più complicata di una vittoria a Sanremo. Allora stiamo ascoltando un po' Si può dare di più. Io ho una curiosità su questa canzone, Enrico. Te la voglio fare questa domanda, perché di solito il vincitore, i vincitori in questo caso, no, vanno all'Eurovision, però quell'anno sì, credo che, non so se andò Tozzi con Raff quell'anno. Andò Tozzi con Raff. Perché io... non andaste voi? Ma sbagliai, io ero in tournée, quell'anno sono stato il primo italiano a fare un tour con una grande orchestra, quindi ero in tournée con un'orchestra di 42 elementi più la mia band, e la tournée stava andando molto bene e non c'era tempo, avrei dovuto rinunciare a dei concerti già fissati, e col senno di poi insomma un po' mi sono pentito, perché peraltro Gente di mare di Tozzi e Raff fu un altro bel successo. Già, Si può dare di più, dobbiamo ascoltare un po', perché sicuramente nei tuoi tour la fai questa canzone, no Enrico? Oppure... Però insomma lì magari sarà il caso di farla. La stiamo ascoltando un po', Enrico Ruggeri, sì? Allora cantante, autore compositore. Tra poco la domanda di Iano, che è qui con me, e anche non abordiamo il capitolo sportivo, perché insomma lui è presidente Rocco, aspetta che c'è anche Rocco, l'altro presidente del festival. Rocco, lo sai che Enrico è il presidente della nazionale cantanti? Non sì, è vero Enrico, quanta solidarietà, incroyable. C'è più di 100 milioni di euro dati in beneficenza direttamente, e, per cui sì, una cosa insomma ci ha reso orgogliosi, abbiamo fatto cose importanti, abbiamo girato il mondo, abbiamo conosciuto i grandi della terra, da noi sono venuti tutti, due presidenti, siamo andati da 4 papi, insomma è una cosa molto importante per me. Allora Enrico, un'altra cosa che ti ha portato giustamente in Belgio è proprio la nazionale cantanti. Tu forse non ti ricordi, però noi ti incontrammo a Bruxelles, perché Radio Italia giocò già quella come partita. No, come no. E mi ricordo, abbiamo le foto, te le facciamo vedere quando vieni, abbiamo, sì, tutte le foto dove tu giochi, non so che ruolo, sì, avevi, sì, però eri a centrocampo. Ero arrivato con Eros, con Leonardo, il calciatore. Con, sì, il c'era Enzo Schifo, c'era anche. C'era Vincenzino Schifo che giocò anche nell'Inter,
Sì, sì, mi ricordo, è stata una bellissima giornata. Per cui insomma anche lì ci torniamo in Belgio, a Bruxelles, eravamo nello stadio dell'Eisel. Enrico, vittoria a Sanremo anche nel 93 quando spunta tra i giovani Laura Pausini. Vince tra i giovani, l'ho tenuta a battesimo. Cosa ci puoi dire di quell'anno? Beh, siamo già 30 anni fa, più di 30 anni fa. Beh, quell'anno fu una data storica perché non aveva mai vinto una canzone rock a Sanremo, mai, e non l'avrebbe ancora mai vinto fino all'arrivo dei Maneskin di pochi anni fa. Quindi fu veramente, come dire, uno spartiacque per la musica italiana, perché il rock arrivava al festival e riusciva anche a vincere con una canzone insomma, che mi è rimasta attaccata addosso, perché Mistero è uno dei brani che vanno fatti in concerto. È una carica incredibile, questa Mistero. Ci fa stare di un portone, cosa ci prende, cosa ci particolare, fa. Quando penso, si insomma, muore molto rock con un ponte centrale strano, non aveva l'inciso, non aveva nessuna caratteristica per vincere Sanremo, però evidentemente invece. Ma fu una sorpresa allora per te vincere quell'anno? Beh sì, quella, mentre con Si può dare di più, insomma, devo dire che tirava già una buona aria, no? Con Mistero non me l'aspettavo, insomma, c'erano dei grandi della musica in gara, quindi c'erano i ricchi e poveri, c'era Renato Zero, c'era Amedeo Minghi, fu una bella sorpresa. E poi arrivò anche Laura, la giovanissima. Allora, nostro invité du festival Rocco, grande Enrico Ruggeri, on va lui poser une question en français parce que je pense qu'il parle un peu français, et d'ailleurs il va peut-être répondre. Rocco, sai, Enrico Ruggeri c'è una canzone molto, non dico molto francese, Angie, perché ci abbiamo anche Angie qua, Enrico, che ti vuole salutare. Ciao Enrico. Eccomi, un abbraccio anche a te. Ecco, la co-presentatrice del festival. Ma non so se si ricorda di me a New York al Festival della Canzone Italiana. Ah, ecco. Come no? Ho capito. Ah, avete fatto un selfie? Eh no, lui era membro della giuria. Tu hai cantato io lì? Io ho cantato lì, sì. Ecco. Per cui, e quest'anno presento. Per cui la ritroverai sul palco. Allora, Enrico, votre chanson la plus française. Vous avez une chanson qui a même un titre en français. Vous vous souvenez? Évidemment, vous l'avez faite, vous l'avez écrite. Dunque, la domanda è quella: la tua canzone è più francese? Sì. Sì, un po' intuito, qualcosina. Ce ne sono parecchie, devo dire. Ce n'è una che ha un titolo francese che si chiama Rien ne va plus, con la quale avevo vinto il premio della critica a Sanremo, Il portiere di notte. Insomma, ci sono molte mie canzoni che in qualche modo rimandano l'atmosfera francese. Parigina, insomma, ecco, l'abbiamo messa in onda, Rien ne va plus. È molto bella, molto musicalmente importante anche questa, Enrico. Sì, il premio della critica è un premio molto ambito al festival. Io l'anno prima l'ho vinto con Rien ne va plus e nell'87 ho fatto una doppietta che nessuno è poi riuscito a fare, perché ho vinto il festival con Si può dare di più, ma ho vinto anche il premio della critica con Quello che le donne non dicono, che cantò Fiorella Mannoia. Per cui, insomma, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, dicono in Italia. Ecco, io la domanda a questo punto viene un po'. Iano, scusami, perché io oramai ho il contatto con Enrico. Enrico, queste canzoni, quelle che le donne non dicono, oppure anche Il mare d'inverno, no? Scritta per la grandiosa, sì, Loredana. Cioè, poi l'autore stesso che fa queste canzoni e che le compone per due grandissime voci. Altro, oggi mi pare che anche il compleanno, 70 anni. Di Fiorella, mi pare, facciamo tanti auguri. Hai a Fiorella, fatto bene a dirlo, gli mandi un messaggio. Esatto, hai fatto bene a dirlo. Ecco, scrivere questi capolavori e poi che fa un artista e dice la potevo fare per me, oppure nessun pentimento? Ma no, perché Quello che le donne non dicono, intanto era una canzone al femminile, almeno all'inizio non potevo cantarla io. Appunto. Il mare d'inverno, io ero un ragazzino quando ho scritto Il mare d'inverno, avevo 25 anni e Ivano Fossati mi venne a trovare in studio, io stavo lavorando a dei provini, sentì questa canzone, mi propose di farla cantare a Loredana e fu un'ottima idea, perché
in quel momento Loredana lo è ancora, ma insomma era una numero uno, e quindi fu un bel trampolino. Poi io in concerto le canto tutte e due. Eh beh, allora le sentiremo. Allora Iano, forse ti voglio dire una domanda. Vai Vincenzo, vai, è tutto per te. Ciao Enrico, come stai? Ciao Vincenzo. Ciao. Allora senti, io volevo dirti, questi giovani talenti che stanno emergendo, tu con chi, con quale cantante o cantante femminile, al femminile voglio dire, ti piacerebbe fare un bel duetto? Bella domanda. Sì, mi ero, diciamo, preparato. Bravo. Diciamo Carmen Consoli. Ah, sì, questo me l'aspettavo, perché spesso quando vi incontrate siete sempre, come dire, sì, bene incontrati, vi vedo sempre affiatati. Senti, mi ricorda, intanto io ho i nonni siciliani, avevo i nonni, non ci sono più, ma insomma, una parte della mia, del mio sangue parte da Marsala in Sicilia. Ecco. Ah, non lo sapeva. Consoli, insieme a tanti altri, insomma, ha portato la Sicilia all'interno della canzone d'autore. Poi è una che sta fuori dalla mischia, insomma, mi piace anche come persona. Bene, bene, allora abbiamo oggi, forse un'altra domanda forse. Sì, volevo chiederle, senti Enrico, questi giovani talenti, tu lo sai, adesso stanno emergendo proprio come dei funghi, in poche parole. Senti, tu cosa, con chi l'ha detto Carmen Consoli, cioè mi pare che Carmen ha detto Consoli. Più giovani di così faccio fatica. Sì, a chi daresti una canzone a questi giovani, a chi? A questi giovani non lo so. Carmen Consoli lo so che comincia a essere una bellissima signora di 40 anni, ma quelli, gli ultimi devo dire non sono molto informato, perché me li confondo l'uno con l'altro. Come Annalisa, per esempio, Rock Hound. Sì, no, per carità, sono tutti, però sono tanti, cambiano vertiginosamente, per cui devo ancora, credo che sia il tempo che stabilirà chi sono quelli. Lo sai chi vedo bene nelle tue canzoni, l'ultimo? Ultimo è un cantautore. Ma sì, esatto, vedo ultimo, non è mai. Sì, sento l'ultima domanda, perché che potreste fare qualcosa. Abbiamo Angie che ti vuole fare la domanda, che ultimo, dunque, bravo anche lui ultimo, no? Una piccola domanda, sapere se rifaresti il Festival di Sanremo. Ma non da presentatore, in gara. Se c'è ancora questa voglia. Mi piace di più l'altra idea di farlo come presentatore, però mai dire mai nella vita. Insomma, l'avresti la canzone? Canzoni per carità ci sono, ma sai, questi festival, 30 cantanti sono un po' troppi, secondo me. E le canzoni che faccio io hanno bisogno di un ascolto un po' più attento. Non sono capace di fare quei pezzi che hanno 10 secondi che vanno su Instagram, quindi non lo so, dipende molto anche da chi lo organizza, cioè se fosse qualcuno che ha voglia di riportare la canzone d'autore sul palco di Sanremo, perché no? Ecco, bravo, perché sì, noi abbiamo vissuto come radio a Sanremo stesso il festival, effettivamente Amadeus sicuramente ha portato grandi ascolti, che Enrico ha ricordato che c'erano già prima. Quando loro vincono sono 18 milioni, sì, credo erano importanti, però forse bisognerebbe rivedere la formula del festival, perché alcuni cantanti giovani, sì. Una volta c'era il girone dei giovani, ci andavano quelli sconosciuti, oggi quelli sconosciuti vanno già nei big, e quindi fa ridere vedere, non so, i ricchi e poveri che hanno 50 anni di carriera in gara con un ragazzino che magari ha vinto con i Bunker 44, che è capito, con strano. Tutto il rispetto dei Bunker, per carità, sì, però sono due cose diverse. Bene, senti, allora ci vediamo, sì? Ci vediamo il 13 a questo punto, per la grande finale del festival, un festival storico, Enrico, 44 anni di festival qui in Belgio, per cui è un bel festival, dico. Va bene, io sono già impaziente di arrivare. Grazie Enrico, ti abbracciamo. Grazie. qui da Radio Italia. Enrico. A presto.
Ci vediamo lì. Ciao Enrico. Il Movimento Arte e Cultura presenta la 44esima edizione del Festival della Canzone Italiana in Belgio con Enrico Ruggeri in concerto. Avrei voluto avere tanti figli. Sabato 13 aprile al Palazzo dei Congressi di Liegi alle ore 20 c'è la finale del festival e invitato d'onore c'è lui, Enrico Ruggeri. Prenotate subito i vostri posti, entrata a 25 euro e biglietti disponibili riservando allo 0478 785638 o ancora allo 0472 29 97 27. Non mancate la finale del festival, sabato 13 aprile, al Palazzo dei Congressi di Liegi, con la presentazione di Rocco De Primis e Lorenzo Ponzo e con il sostegno della città di Liegi e di Radio Italia Belgio.